Guardate, parlare della, mh, dei prodotti realizzati con la canapa significa guardare al futuro, significa inver invertire il processo che più sviluppo, come succede oggi, significa più inquinamento, invece con più produzione attraverso la canapa e meno inquinamento. Basta pensare solo al settore della bioedilizia, dove oggi le costruzioni rappresentano il maggior elemento di inquinamento. Se pensiamo che la realizzazione di una casa comporta 100 kg di emissioni di CO2 a metro quadro, realizzato con il mattone di canove e calce significa invece un assorbimento di meno 32 kg a metro quadro, quindi più produzione meno inquinamento, questo è il concetto fondamentale. Poi rappresenta anche un'opportunità di sviluppo, specialmente in questo momento di crisi, nel, nel settore dell'agricoltura, perché mh, si ha la possibilità con una coltivazione che è molto semplice e che atticchisce un po' da tutte le parti, quindi di recuperare pure i terreni marginali della nostra regione abbiamo 224 mila ettari di terreno che sono abbandonate e quindi possibilità di lavoro certo ci sono del, dei pregiudizi però ecco, iniziative come quella di Camillo Adorandi il mio concittadino ma che ha avuto eh, diciamo, l'idea sua personale senza nessuna sollecitazione beh questa ha favorito già una discussione nel nostro paese ma penso che se, che se ciascuno di noi e noi stiamo cercando i guardi di farlo cominciasse ad avviare delle piccole produzioni e poi ringrazio la cooperativa di Tortorede che comunque sono già ormai ormai a 50 ettari eccetera, eccetera avviando questo processo che poi i fatti vengono da soli.